Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Si è conclusa la prima fase del campionato europeo di calcio che si sta svolgendo in Germania dallo scorso 14 giugno e che si concluderà il 14 luglio con la finale di Berlino 24. Le squadre ammesse a questa fase sono divise in 6 gironi da 4 squadre. Il regolamento è questo: le prime due di ogni gruppo più le 4 migliori terze e poi accedono agli ottavi di finale a eliminazione diretta. L'Italia di Luciano Spalletti era inserita nel gruppo B, ha esordito nella gara contro l'Albania, una gara che è iniziata veramente nel peggiore dei modi per gli azzurri, subito in svantaggio con la rete albanese di Bajrami dopo poco più di 20 secondi, che è di fatto la rete più veloce della storia degli europei e anche la rete più veloce subita nella storia della nazionale italiana. Poi gli azzurri riescono a ribaltare il risultato con le reti di Bastoni e Barella per il 2-1 finale, quindi prima vittoria azzurra agli europei. Nel secondo incontro invece la sfida con la Spagna è stata un dominio iberico, il risultato 1-0 con la sfortunatissima autorete di Calafiori non rende peraltro giustizia alle furie rosse che hanno dominato l'intera partita. Il solo Donnarumma ha reso meno amara la sconfitta con grandi parate. Nell'ultimo incontro invece decisivo per la qualificazione, Italia e Croazia hanno concluso sull'1-1 vantaggio croato con Luka Modric. Il giocatore del Real Madrid aveva da poco fallito un calcio di rigore sventato dal solito Donnarumma, poi dopo pochi secondi aveva ribadito in rete per il vantaggio croato, ma proprio all'ultimo minuto disponibile Zaccagni trova la rete del pareggio che permette agli azzurri di ottenere il punto qualificazione e ottenere il passaggio agli ottavi di finale. Vediamo proprio la classifica del gruppo B con la Spagna che ha concluso a punteggio pieno con 9 punti, eseguita proprio dagli azzurri che chiudono al secondo posto con 4 punti. La Croazia con 2 punti rientra fra le terze, ma non fra le migliori terze, quindi è eliminata. Chiude l'ultimo posto la nazionale dell'Albania. Vediamo anche gli altri gironi come si sono conclusi, cominciando dal gruppo A che ha visto la Germania chiudere al primo posto con 7 punti, faticando non poco nell'ultimo match contro la Svizzera che chiude al secondo posto con 5 punti, Ungheria 3 punti e Scozia 1 punto sono eliminate. Per gli ungheresi purtroppo non c'è il ripescaggio fra le migliori terze. Passiamo al gruppo C, il gruppo che ha visto la vittoria dell'Inghilterra con 5 punti, seguita dalla Danimarca e la Slovenia con 3 punti. Tra l'altro un caso molto particolare, sia Danimarca che Slovenia hanno concluso praticamente in modo identico, con stessi punti, stessa differenza e stessi gol fatti. La Danimarca chiude al secondo posto perché nelle qualificazioni si è classificata meglio della Slovenia. All'ultimo posto la Serbia eliminata con 2 punti, Slovenia che però accede agli ottavi come una delle migliori terze. Gruppo D, a sorpresa, l'Austria vince il girone con 6 punti davanti alle più quotate Francia e Paesi Bassi, che comunque ottengono la qualificazione. L'Austria, vi dicevo, con 6 punti. La Francia chiude al secondo posto, mezza delusione per la nazionale di Deschamps che chiude con 5 punti. Paesi Bassi a 4 punti, eliminata invece la Polonia con un solo punto. Andiamo al gruppo E, un gruppo incredibile perché Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina chiudono tutte a 4 punti, ma la classifica è quella che vi ho elencato per la differenza reti fra le varie squadre, con la Romania che ottiene un incredibile primo posto davanti al favorito Belgio, terza la Slovacchia che comunque ottiene la qualificazione come una delle migliori terze, fuori purtroppo l'Ucraina. L'ultimo gruppo, il gruppo F, ha visto la vittoria del Portogallo con 6 punti davanti alla Turchia, stesso punteggio ma il Portogallo aveva vinto lo scontro diretto. La Georgia ottiene una storica qualificazione alla sua prima partecipazione alla fase finale europeo con 4 punti, tra l'altro un gol anche del napoletano Kvaratskhelia proprio nell'ultima sfida ai portoghesi. Chiude all'ultimo posto la Cechia con un punto. Vediamo quindi il quadro degli ottavi di finale, cominciando dalla parte alta del tabellone dove la Spagna affronterà la sorpresa Georgia, mentre c'è la sfida dei tedeschi padroni di casa alla Danimarca. Nell'altra parte alta, nella seconda parte della parte alta del tabellone, c'è la sfida tra il Portogallo e la sorpresa Slovenia, mentre la Francia e il Belgio si sfideranno in un ottavo di finale veramente suggestivo, perché Francia e Belgio purtroppo hanno chiuso al secondo posto i loro rispettivi gironi e quindi si ritrovano una contro l'altra. Nella parte bassa del tabellone, un'altra delle sorprese della prima fase, la Romania sfiderà i Paesi Bassi, mentre l'Austria se la vedrà con la Turchia. Gli ultimi ottavi di finale della parte bassa del tabellone invece saranno la sfida tra Inghilterra e Slovacchia, mentre gli azzurri di Spalletti se la vedranno all'Olympiastadion di Berlino contro la Svizzera.
Bene, si chiude qui questo resoconto della prima parte della fase finale del campionato europeo di calcio in corso di svolgimento in Germania. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!